Il governo fa muro contro i migranti e non solo al confine italo-sloveno, dove Matteo Salvini non esclude le barriere fisiche per chiudere la rotta balcanica. Nelle acque di Lampedusa si gioca una partita all'ultima mossa tra le autorità italiane e la comandante di Sea Watch, Carola Rackete. Una delegazione di parlamentari del centro-sinistra, con Graziano Del Rio e Nicola Fratoianni tra gli altri, è salita a bordo. Ma Salvini non retrocede, sono dei fuori legge, l'equipaggio va arrestato, dice il ministro dell'Interno. Anche il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, denuncia l'inaudita gravità del comportamento della capitana Carola Rackete. È legge il decreto crescita, approvato dal Senato con 158 voti a favore, 3 voti sotto la soglia della maggioranza assoluta, 104 i voti contrari e 15 gli astenuti. Il Paese fa sistema e rilancia l'economia, è il commento del Premier Giuseppe Conte. Dure le opposizioni. Per Nicola Zingaretti si tratta del decreto anticrescita, solo pasticci e propaganda. Matteo Renzi parla di cialtronaggine del governo che, invece dell'intelligenza artificiale, segue la stupidità naturale. Esultano invece i senatori del Movimento 5 Stelle per le misure di sostegno alla produttività. Sono tanti i posti di lavoro a rischio, soprattutto al sud. In primo piano ci sono i 20.000 lavoratori ex Ilva. ArcelorMittal ha annunciato che se il governo non troverà una soluzione per la protezione legale dell'attuale gestione, lo stabilimento di Taranto chiuderà il 6 settembre. Il leader della FIM, Marco Bentivogli, avverte che cambiare le regole a scopo elettorale, come sta facendo Di Maio, mette a rischio i posti di lavoro e il risanamento ambientale. Intanto oggi a scendere in piazza sono i lavoratori della Jabil di Marcianise, dopo l'annuncio di 350 licenziamenti. I lavoratori campani avvertono, bisogna evitare anche un solo licenziamento. Rissa sfiorata alla Camera tra proscienza e sostenitori della libertà vaccinale. Da una parte Sara Cunial, deputata espulsa dai 5 Stelle per le sue posizioni critiche sui vaccini. Dall'altra Marco Bella, deputato grillino e professore associato di chimica. Il contendere è uno studio secondo cui nel Priorix Tetra, un vaccino combinato contro morbillo, rosolia, parotite e varicella, sarebbero contenute tracce di Viagra. Raccontate frottole, accusa Bella. Il ministero ci faccia vedere i suoi studi, ribattono loro. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.